Buonasera a tutti, ben ritrovati alla nuova puntata di Good Night Milano, speciale municipi. Sono le 19 in punto in quest'estate di oggi, lunedì 18 marzo. Lo vedete qui già di fianco a me, il presidente del municipio 9, Giuseppe Lardieri. Buongiorno presidente. Buongiorno ai telespettatori. Buongiorno, allora presidente, appunto stiamo facendo questo giro di Milano nei vari municipi, questa è la seconda puntata. Abbiamo già visto il municipio 7, oggi ci spostiamo proprio a nord, andiamo al municipio 9, il più grande, il più popoloso. Più popoloso municipio di Milano, 187.000 e 566. Ecco, so che c'era gara col 2 a tenersi i primi, anche insomma una gara che però porta solo insomma è importante. No, è una bella responsabilità che sentiamo, che portiamo con molta responsabilità. Allora partiamo subito però dalla domanda che ci stanno facendo un po' in questi giorni, perché insomma è uscita una notizia pochi giorni fa. Hanno chiesto le sue dimissioni da presidente del municipio. L'opposizione ha detto che doveva dimettersi perché il municipio non funziona, e sembra tutta colpa sua. Cosa succede, presidente? Ma veramente non hanno detto che è proprio colpa mia, da quello che si legge. Se uno lo legge un po' attentamente, non mi hanno detto il presidente è incapace, il presidente non fa niente, o il presidente sulla persona non hanno attaccato. Dice: il presidente non ha più la maggioranza per problemi di poltrone, queste robe qui, dice quell'articolo. Dice così. Io dico semplicemente a questo consigliere, presidente, capogruppo indovino, di stare sereno, tranquillo. Perché stare sereno l'ultima volta che perché detto, no, è andata male. Io mi ricordo dal 2006 al 2011, non so quante volte abbiamo chiesto le dimissioni del, come si diceva allora, presidente del consiglio di zona. Quante volte con suoi colleghi si parlava di mandare giù, di fare di tutti. È normale, sono dialettica politica, ci sono. Guardi, io dico sempre: il buon Dio mi ha salvato dal terremoto, figurati se mi spaventano queste appena appena scosse di assestamento. È normale, ci stanno le dette politiche, non voglio sminuire, non mi piacciono neanche a me, ci mancherebbe, ma la vita politica, se non fosse un attimino sprint, non mi emozionerebbe neanche. Noi lavoreremo, stiamo lavorando, quello che dice lì, che fermi le commissioni, il municipio è bloccato. Beh, vorrei far capire al signor Indovino, al dottor Indovino, al presidente del capogruppo Indovino, che le commissioni non portano avanti il municipio. Le commissioni sono importanti, sono propedeutiche al consiglio, ma il consiglio non si fa tutti i giorni, perché mentre una volta col consiglio di zona si andava nelle commissioni, le commissioni deliberavano e poi il consiglio facevano il lavoro e il consiglio deliberava. Oggi c'è un organo che forse gli sfugge, ma ripeto, non è abituato. Quando diventerà presidente imparerà che c'è anche un organo esecutivo. Questo organo esecutivo si chiama giunta. Sta di fatto che noi la mattina che lui ha scritto, il giorno poi che lui ha scritto che noi siamo bloccati, abbiamo deliberato 8 punti. Bene, si dovrebbe incavolare, scusate, mi stavo uscendo perché poi una parola, si dovrebbe incavolare e prenderselo con chi quelle delibere che il municipio, quindi compreso lui, anche se vota contro, ma fa parte del municipio, quindi il municipio fa avanza al comune centrale e queste non vengono rispettate, non vengono attuate. Ma abbiamo intenzione di fare questa carrellata di tutte le delibere che abbiamo fatto e chiedere spiegazioni per quale motivo, perché ci può essere anche qualche azione da fare poi successivamente, perché non è possibile che il municipio lavori, produca degli atti pubblici, delle richieste necessarie, perché noi siamo sul territorio e io il territorio me lo giro tutte le mattine, tutti i giorni, una continuazione. Non c'è una persona che conosce il territorio meglio di me, pietra su pietra, passo passo. Quindi che stia un attimo tranquillo e che non scriva quelle cose, l'onestà intellettuale, che lui faccia la sua parte, mi sta bene, ci mancherebbe, l'opposizione deve fare la sua parte, ma che dica che il consiglio, il municipio rimane bloccato. Abbiamo fatto il municipio non è bloccato effettivamente, assolutamente, l'abbiamo visto. Ma che fosse il consiglio però ormai abbia, ahimè, no, ha delle competenze. Non abbia più forse delle competenze. Non ha quelle competenze come ce l'aveva allora, che e tutte le delibere dovevano passare per il consiglio. Ci sta, se un consigliere si arrabbi, no? Certo, ma sono stato
sono stato, e me ne devono dare atto, uno di quelli che ha portato avanti la battaglia per i consiglieri, dicendo: ma se avete fatto questa riforma, che io ho sempre contestato dall'inizio, la riforma dei municipi, okay, avete fatto una riforma sbagliata, menomata, bloccante, che serve a poco e a nulla, e adesso spiego perché serve a poco e a nulla. Perfetto. Perché dove abbiamo avuto un minimo di potere, abbiamo dimostrato di saperci fare. Il problema qual è? Che se tu mi fai, come è scritto, se vai a vedere il regolamento, le commissioni quasi non dovevano servire quasi a niente. Non è così, perché un consigliere, se tu me lo fai eleggere e c'è un organo esecutivo e i consiglieri non me li fai lavorare... Quanti sono i consiglieri in municipio? Siamo 30 consiglieri più io 31. Questi consiglieri hanno voglia, se si candidano, è perché vogliono dare il loro contributo. Il loro contributo, se tu li svuoti, loro cosa fanno? Giustamente. Allora dici: io perché mi sono candidato? Allora devi dare potere alle commissioni, ed è una battaglia che io ho portato avanti nelle sedi opportune, nelle conferenze dei presidenti. Ci sono gli atti che lo dimostrano, non chiacchiere. Io ho portato avanti questa battaglia, ma ripeto, mentre per le competenze del consiglio, che sono, non so, che riguardano lo stemma del municipio, che riguardano le linee di indirizzo, che riguardano il gemellaggio, che riguardano più delle cose generali, ma della praticità, dell'esecutività, non è consiglio. È la giunta, e la giunta sta lavorando, e in questi giorni, che secondo il capogruppo dell'opposizione, e mi dispiace dell'opposizione per lui, ha scritto che era bloccato, ha fatto il miglior carnevale di Milano. Abbiamo coinvolto circa 6.000 persone, perché abbiamo fatto un invito alle associazioni, perché noi siamo per il principio di sussidiarietà. La sussidiarietà significa che la politica deve creare le condizioni per, e chi sa fare, poi il territorio deve rispondere. Il territorio ha risposto benissimo. Ecco, siete parlato del carnevale, però, giustamente, certo. Quindi un evento, diciamo così. Io ho fatto la stessa domanda anche al presidente Bestetti. Dicevo: non si rischia però a questo punto, davvero, che voi diventate però semplicemente un ente di promozione sociale, dove fate feste, eventi e basta, e non avete poi la possibilità politica invece e amministrativa, certo, di lavorare? Certo, ma pure questo, perché quando abbiamo avuto i fondi, perché noi siamo ancora in bilancio provvisorio, non ci dimentichiamo, bilancio provvisorio, che significa? Che andiamo in dodicesimi, quindi alcune cose che io già adesso volevo mettere in atto, delle convenzioni, fare anche delle attività sulla strada per il controllo, per i rifiuti, per il verde, non le posso fare perché non ho i capitoli per farlo. Siamo bloccati fino al 31 di marzo, se deliberano adesso entro il 31 marzo, significa che prima che cominciamo a lavorare arriviamo a maggio-giugno, poi c'è luglio-agosto, a dicembre, dal 6 dicembre già non possiamo più usare i fondi. E quando lavoriamo noi? Dov'è che possiamo lavorare? Questa è la riforma che è sbagliata. Noi, allora, io, anche per il carnevale, abbiamo avuto 7.000 euro. 7.000 euro su un capitolo che si chiama servizi, cioè io devo fare un bando. Se faccio il bando, e l'abbiamo ricevuto il 23, entro, ci vogliono 35 giorni poi per fare le occupazioni solo pubblico o che cosa, vuol dire che io non li potevo utilizzare. Ho dovuto fare con quei soldi, li ho utilizzati all'interno, per dare un'alternativa, qualora ci fosse stata una giornata di pioggia, avevamo anche questa alternativa, perché l'anno scorso per esempio c'è stata la pioggia, e allora abbiamo dovuto fare questo. Ma solo quei due eventi potevamo fare, invece noi abbiamo utilizzato quei minimi soldi che avevamo di anticipo come contributi, quindi mi sono giocato quei soldi come contributi per poter fare una cosa del genere, perché è inutile che chiacchieriamo. Questo modo di fare, di coinvolgere, nelle periferie, io lo continuo a dire, non siamo in centro dove c'è una persona, un grande organizzatore che può fare una manifestazione in un solo posto. Il municipio è fatto di tanti, perché è grande, non è piccolo, è una città di 200.000 abitanti. Cosa fai con 7.000? L'anno scorso che avevamo solo quei 7.000 euro, ci hanno detto che abbiamo fatto un carnevale scadente, anche se era fatto in tre parti, non è vero che non era fatto, però con quello puoi fare. Quest'anno abbiamo dovuto utilizzare dei fondi in più, perché ho preso da quei dodicesimi quel poco che avevo, l'ho utilizzato tutto. Mentre in tante attività che noi non possiamo fare niente, l'unico settore dove noi abbiamo il verde, che abbiamo 148.000 euro, e anche su questi 148.000 euro lordi, che poi effettivi diventano 110-120, noi ne abbiamo spesi 330 in due anni. Noi abbiamo trasformato questi 330.000 euro in opere, lavorando spesso in armonia anche con il comune.
anche con l'assessore. Quindi si riesce. Ma certo, quando si vuole, quando si vuole, ci riesce. Ma perché io non devo? Io sono parte del comune, io continuo a dirlo. Io non mi sento una parte estranea del comune. Posso dire che però io sembra sono che a volte il comune. È il comune che invece vi sente una parte estranea voi municipi. Forse, lo dico, sì, ma sempre. Allora, sono sempre le, comune, non sto parlando sono di sempre persone, le persone. Cioè, sto parlando però sono sempre della le persone. Comunale, io lavoro molto bene con alcuni assessori, non lavoro bene con altri assessori. Vabbè, però, però ci può stare, ci può stare, siamo uomini, no? Quindi, vabbè, quello sembra che invece però è proprio è un po' la macchina comunale che li rigetta. Noi continuiamo a chiedere quei minimi poteri esecutivi che ne facciamo degli esempi, cioè, allora io ho dei paletti, ecco. C'è un signore che mi scrive, signor Rocco, non dico il cognome, che tutte le mattine mi manda la foto perché nella sua strada ci sono le macchine parcheggiate davanti alla casa tutto, e non può uscire di casa. Okay. Bene, io li ho chiesti, ma questi paletti, cioè, sai, ma sai quanti paletti abbiamo chiesto nel nostro municipio? Quando arriveranno? Di fronte al municipio 9, di fronte al nostro. A me dispiace che mi viene quasi da ridere perché sembrano surreali queste storie. Sì, davanti al nostro municipio c'è un palo verticale di divieto di sosta che è piegato da 8 mesi. Non riusciamo, sono venuti i vigili, io ho fatto 7 segnalazioni, sono venuti i vigili, poverini, che è una frustrazione anche questa, sono venuti, hanno segnalato, non si fa davanti al municipio, che uno dice, ma davanti al municipio, ma come si fa, possibile che non riuscite neanche qui, perché non dipende da noi, non possiamo farlo, ma è assurdo questo, è assurdo, a me non mi piace lamentarmi, io sono proattivo, io mi piace organizzare. Fa di strano che non abbia adesso a tirarlo su dritto lei, infatti conoscendo. Ma ci ho provato con la mia macchina. Ci ho provato. E conoscendo il suo modo esatto, di agire spesso. So perché che io ho messo municipio, sono andato a comprare la dicitura. Dopo 2 anni e mezzo non abbiamo ancora la dicitura di municipio 9, oppure municipio neanche gli altri. Ci io sono andato a comprare la dicitura, che mi arrestino. Io ho scritto municipio 9 perché è informazione al pubblico. Perché quando mi c'è scritto zona 9 vuol dire che stai dando stai disinformando. Perché ancora non hai fatto capire che c'è. Dopo 2 anni e mezzo. Neanche la scritta municipio abbiamo. Ma sembra normale questo? Cosa stiamo aspettando? Che passano i 5 anni? Quali sono, secondo lei, allora, Presidente, gli altri poteri, no, che a poi me avete no, proprio... Aspetti, perché sennò può sembrare che noi piangiamo soltanto. Noi non piangiamo, no, beh, noi vogliamo prenderci le responsabilità. Noi abbiamo attivato l'ospedale Niguarda con cui tutto ciò che c'è sul territorio, perché noi siamo convinti che attivando tutte le energie positive che ci sono sul territorio il municipio cresce, ma cresce il municipio, cresce la città. Noi con l'ospedale Niguarda stiamo facendo i martedì della salute. Ogni martedì noi con professori del Niguarda, con tutti ottimi, cioè persone di grande livello, e abbiamo un seguito veramente straordinario, che anche loro sono molto soddisfatti. Con loro adesso vogliamo attivare addirittura l'arte che c'è, tirare fuori tutta l'arte che c'è all'interno del Pini. Vogliamo rivoluzionare anche questo. Stiamo facendo con Medicinima, che c'è all'interno dell'ospedale, vogliamo fare delle azioni. Stiamo portando avanti dei progetti che vogliamo andare nelle scuole per cercare di far avere gratis la frequenza, perché pagano le aziende per i loro dipendenti, di cyber security. Quindi anche questo per cercare di dare un patentino, un attestato che possa servire per il lavoro ai ragazzi. L'altro giorno sono stato all'Istituto Scientifico Cremona in Viale Marche per lavorare con i ragazzi per un progetto di Officina della Creatività, per coinvolgere gli studenti sul territorio, che li ho invitati a vedere il territorio, a sentirselo proprio, a partecipare, a dare dei suggerimenti. Stiamo avviando un progetto Free Disability per mappare il territorio dalle barriere architettoniche. Cominceremo, sono 600 strade, 636 strade, quindi si possono fare, ma lo stiamo facendo attivando col Politecnico. Col Politecnico abbiamo fatto altri progetti, abbiamo fatto dei progetti per quanto riguarda lo scalo Farini, sì, e abbiamo fatto dei progetti per quanto riguardano altre parti del nostro municipio, che faremo un workshop, una bellissima, un 2-3 giorni, adesso dobbiamo trovare la location, se a Villa Litta oppure proprio davanti al municipio, come quella che abbiamo fatto, che è cominciata il giorno 17, e noi abbiamo fatto il 13 abbiamo coinvolto i ragazzi del Politecnico di Architettura, parlando con un professore che, quando trovi le persone giuste, il professor Biagi, che ringrazio,
Parlando un attimo, ho detto: ma perché non porti i tuoi ragazzi a confrontarsi col territorio? Lui subito, intelligentemente, ha accettato la sfida. Io sono andato da loro 4 volte a dire: venite sul territorio, c'è un'area che è da riqualificare, che tutti i cittadini si lamentano, ma sono 40 anni, ricordiamoci, 40 anni che è stato chiuso, da 79, nessuno ha mai fatto niente, hanno fatto le delibere. La differenza è che mentre qualcuno faceva solo delibere, io la delibera faccio seguire perché non le abbandono, se faccio una delibera la seguo. Finché io i lavori fatti a Villa Litte li ho seguiti passo passo, perché volevo risolverli, anche quello è stata una nostra conquista. E anche quello abbiamo fatto un ottimo lavoro insieme all'assessore Marano, per esempio. Io non ho problemi con nessuno, io dialogo con tutti, perché voglio che il municipio e quindi la città ne benefici. Abbiamo portato questa mostra, abbiamo scelto di 30 progetti, ne abbiamo scelti 10, li hanno stampati su pannelli e staranno per 10 giorni fino al 23. C'è stato un grande successo e a me quello che interessava era accendere i fari su quest'area. Il faro è stato acceso, 2 pagine del giorno, una pagina del giornale online, una pagina del Corriere, ne hanno parlato, insomma, penso di aver centrato l'obiettivo. Avevo invitato sia l'assessore al welfare della regione Lombardia, perché è un'area dell'ATS, okay, sia l'assessore Tasca del comune di Milano, perché rappresenta il demanio, perché quell'area da 40 anni che sta ferma è perché c'è un contenzioso tra la regione e il comune. Il mio obiettivo era quello di metterle insieme, di cominciare a ragionare, visto che sono andati persi 3 progetti, quindi 3 utilizzazioni, prima doveva venire l'ARPA, poi doveva venire l'ATS, poi doveva venire la sede del TAR, non è venuta neanche una. Io ho detto basta, io non aspetto più, perché quest'area va riqualificata. Intanto noi portiamo dei progetti, intanto noi accendiamo un faro su quest'area, adesso tocca a loro. Io ho chiesto anche all'assessore di farsi partecipare, l'assessore Gallera, che è venuto, mentre purtroppo, e mi dispiace perché stimo Tasca, stimo l'assessore Tasca, mi dispiace perché me l'aveva detto personalmente che sarebbe venuto. Poi il pomeriggio del giorno prima mi dicono: l'assessore Tasca è stato convocato dal sindaco alla stessa ora, non ha mandato più nessuno, quindi il comune è stato assente. Questo mi è solo dispiaciuto, ripeto, io non faccio polemiche politiche, mi è dispiaciuto, perché quella era un'occasione per poter cominciare veramente. Io l'avevo promesso l'anno prima che avrei fatto quello e l'ho fatto. La dice lunga su come appunto certi poteri dovrebbero, che poi tra parentesi voi del municipio avete i vostri assessori anche, quindi ma insomma, certo, assessori che credo che abbiano voglia di mettersi, ma certo, ma se noi facciamo le delibere e poi queste delibere non si dà seguito, a queste delibere non si dà seguito, ma allora che le facciamo a fare? Cioè noi siamo sul territorio, quindi per le cose piccole noi continuiamo a chiedere la piccola manutenzione. Voi deliberate le linee di generale di indirizzo, fate gli accordi quadro. Gli accordi quadro li stabilisce il comune, no? All'interno degli accordi quadro ci sono, avevo detto, stabilite, lo continuo a suggerire, stabilite che una squadra volante per ogni municipio sia presente. Dice: ma c'è già il NUIR, ma il NUIR può fare le cose momentanee, sì, veloce, sì, qualche sì, buca, se no si mettono tanti cavalletti. I cavalletti abbiamo riempito, poi rimangono lì. Abbiamo riempito il municipio, sì, ripeto, i paletti che i camion hanno buttato giù in via Querzoni sono rimasti 6 mesi, ma io non posso avere cavalletti. Insomma, non si può riempire. Allora, cosa ci vuole? Se tu mi dai la possibilità di lavorare con quelle ditte che il comune decide, certifica, quindi io non vado a prendere la mia ditta, no, io prendo quelle ditte che il comune certifica, quelle ditte le porto lì e dico: bene, fammi questo, fammi questo, fammi questo, perché, e poi fotografie, c'è un geometra che deve, ci deve essere qualcuno, ci deve essere qualcuno che poi certifica, non devo mica andare io, certo, ci va qualcuno, quindi dov'è potrebbe essere, cosa possiamo solo fare bene. Ma mi dovrebbe dire che insomma sarebbe bene, forse anche un risparmio, dovrebbe dire a volte, perché poi quando si muove la macchina comunale grossa sappiamo che poi a volte l'intervento viene male, oppure l'intervento non viene completo, oppure costa tanto perché viene fatto il grosso intervento, ma no, quando ripeto, a volte questa, ormai basta tirare sul palo. Questa rotonda, questo abbiamo chiesto le strisce pedonali in via Cosens da 2 anni e mezzo, abbiamo fatto articoli sul giornale, abbiamo fatto dei libri, siamo stati sul posto. Posso dire che già che il municipio debba chiedere delle strisce pedonali mi sembra strano. No, è la cosa almeno, più assurda, cioè, che costruiscono 600, cioè non avete 600 la possibilità alloggi, di scegliere voi dove mettere, no, le strisce pedonali. 600 alloggi e non c'erano le strisce pedonali per passare dall'altra parte. È ridicolo, già questo a me sembra che l'urbanistica dovrebbe però prevedere posso, tutte queste cioè, cose. Spezzare una lancia a favore dell'assessore all'urbanistica.
Cioè, come può un assessore comunale, appunto, stare dietro a una, passatemi il termine, piccolezza del genere a livello della città di Milano, ma ovviamente importantissimo per chi ci Ma per abita questo lì? che lo dico, allora, Cioè. quando se ci fosse questo collegamento che funzionasse, ripeto, ci guadagna l'assessore e ci guadagna il municipio, ci guadagna i cittadini, non l'assessore o il Infatti. presidente, ci guadagnano i cittadini. Perché quando ho visto fare quella roba lì, perché io girando sono Cosa arrivato lì è e hanno fatto successo? questa rotonda, Una quando io rotonda. l'ho guardato, ho detto, ma ho fermato un camion che stava passando di là, dico, scusi, mi fa un piacere. Dico, sono il presidente del municipio, non sono un matto. Sono il presidente del municipio, può darsi pure che sia considerato matto, ma sono per il momento ancora il presidente del municipio. Mi fa un giro intorno a questa rotonda per piacere. Era un po' perplesso. Gliel'ho spiegato, no, perché voglio vedere come. E vedevo che non girava bene. Dico, ma come si fa a fare un progetto? Ma vieni sul Mi diceva, Michele, campo, lì ma renditi conto. passa la 92 a quel punto, Sì, poi poi passa diceva. anche la 92. Allora, cosa succede? Il momento in cui è stata fatta, mi hanno fatto vedere che c'era il progetto, io ho chiamato anche i tecnici, ho espresso le mie perplessità. Dopo 3 giorni hanno tolto sia la segnaletica verticale, hanno cancellato la rotonda. Ma allora, se fosse stato come io sul posto a vederlo, io non l'avrei fatta fare. Ah, ma poi quello che mi viene Quindi avremmo a dire è che lei l'ha risparmiato o no? scoperto per Sì, non caso, in un sono stato certo senso. avvisato. Ecco, questo Dopo che avevo perché. fatto la Ma è delibera, questo che dopo che avevo lascia fatto la delibera, sconvolto. dopo che avevamo fatto gli articoli sui giornali, avevamo fatto l'incontro con i cittadini, avevo parlato con l'assessore Granelli, io mi ritrovo che stavano facendo la rotonda e neanche vengo E avvisato. Presidente, attenzione, una cosa che voglio dire a chi ci sta seguendo da casa. Cioè, noi adesso oggi stiamo parlando appunto del Municipio 9, perché abbiamo qui il Presidente del Municipio 9, ma questa lamentela, questo modus operandi comunque della macchina comunale, che insomma vede un po' i municipi come l'ultimo da andare ad avvisare, non è che lo denuncia solo il No, no, Municipio 9 no. o solo Giuseppe Landieri perché è, diciamo, del colore opposto a chi sta, cioè anche i presidenti di municipi dello stesso colore del sindaco Sala denunciano il fatto di non essere presi in considerazione, di non essere avvisati quando ci sono certi tipi di interventi sui loro territori, che secondo me è proprio questo, cioè neanche avvisati è veramente una cosa di una frustrazione pazzesca. No, perché, ripeto, si potrebbe essere utili. Vabbè, quello era. Questo è il problema. Io ho fatto una proposta che poi è caduta nel vuoto, sembra. Avevo detto, dateci il 3% delle multe che fate sul territorio ai municipi per fare la piccola manutenzione. Le multe dovrebbero servire anche per mettere a posto le strade, per la segnaletica. Ci sono dei pali per terra, segnaletica verticale. Io ormai la chiamo tutta segnaletica orizzontale. Ah, perché Segnaletica. c'è ormai Sono a terra così. da un anno, da 6 mesi, un anno e mezzo, ma non è possibile, non è possibile, non è possibile. Io per esempio mi sto muovendo per i passaggi pedonali. Ci sono alcuni passaggi pedonali, per esempio su Affori che c'è un'illuminazione molto scarsa, c'è in alcune zone, oppure Cascina dei Prati, io vado di notte in giro perché, ripeto, sono Che sempre non dorme mai matto. No, poi io il non dormo mai, io dormo presidente. 3 ore, 4 ore massimo, ma lo facevo già prima per il Beh, c'è lavoro. anche il presidente. Eh? Anche l'illustre presidente dormiva No, solo no, no, 3 ore a no, notte, diceva. no, per carità, non ho queste aspirazioni, però io ho dormito sempre poco perché col lavoro che facevo no, di notte a qualsiasi ora dormivo poco, quindi questo mi Ricordo aiuta. bene, lavoravi in Io ferrovia, eh? ero Ricordo capotreno, Vac, poi ricordo sono passati bene. progetti internazionali, poi ogni 5 anni ho sempre cambiato perché Sì, mi sembra uno che. mi piace Infatti, mi ha molto. fatto ridere l'accusa di immobilismo al presidente Landieri. Mi ha fatto ridere più Ma che altro per infatti. conoscere tutte le No. parole tranne quello, ha No, ma infatti detto. ripeto, chi legge attentamente lei tutto può dire tranne l'immobilismo, dirà dire anche Ovviamente, perché. siamo qui aperti a No, no, ma io ricevere sono la pronto a conto. Cioè, rispondere a qualsiasi se il. cosa. Io ho la soddisfazione che le persone No, se il oggi. consigliere Indovino vuole poi spiegarci meglio, noi siamo qua Certo, ben io sono contenti pronto a qualsiasi di dargli confronto. voce. Ah, Sono sarebbe anche qualsiasi molto. confronto col presidente Indovino. Aggiungere la sedia qui un No, attimo no, per non noi, ho eh. alcun problema, ma nessun problema, guarda, con tutti. No, Io ma non ho torniamo problemi con appunto nessuno. a. Perché oggi ero ad Affori e quando mi sento le persone, io mi faccio chiamare Giuseppe. In politica, poiché ho 44 anni di esperienza, di solito non dovresti farti chiamare per nome, ma un politico mi disse: devi farti chiamare anche da tua moglie per cognome, perché quando va a votare il Almeno cognome sa. se lo ricorda. A volte succede che ti chiamano per nome e poi non sanno come devono scrivere. Ecco, a me questo non interessa. Quando mi chiamano per nome, e stamattina camminando per Affori, poi quando vado in municipio, che vado a piedi, a volte vado a piedi per vedere alcune situazioni, e mi sento chiamare: ciao Giuseppe, cosa fai? È la cosa più bella che c'è. Se un presidente di municipio deve essere conosciuto, deve stare in mezzo ai cittadini, deve prendersi le critiche, deve prendere i suggerimenti. Però penso che qualsiasi cosa,
Non esiste una persona che da me non abbia avuto un appuntamento nel giro di 24 ore. Io ricevo fino a 20 persone al giorno. In più vado sul territorio, anche fino a mezzanotte. Allora, ci abbiamo per esempio il problema di queste persone che occupano abusivamente parti della città e tutto il resto. Abbiamo fatto sotto il ponte di Martin Luther King, abbiamo fatto, per esempio, abbiamo una collaborazione straordinaria e li voglio ringraziare, le forze dell'ordine, i vicequestori, il questore, sono stato invitato la settimana scorsa, è andato via il questore Cardona, mi è dispiaciuto, adesso apriremo un bel confronto sicuramente, una grandissima collaborazione anche con il nuovo questore, ma avevamo una bellissima collaborazione, abbiamo creato un sistema che funzionava, i vicequestori che sono sul territorio lavorano, sono attenti, sono disponibili, quindi una bella rete, e abbiamo fatto una riunione col vicequestore e abbiamo segnalato un problema sotto il ponte Martin Luther King, perché ci sono questi rom che occupano e c'è tanta di quella immondizia. Lui, come è uscito dalla nostra riunione, dopo mezz'ora era lì sul posto e mi ha mandato un messaggio: presidente, vada a vedere. Aveva già sgombrato tutto. Cosa è successo? Che a quello sgombero non è seguito altrettanto velocemente da parte dell'assessore competente, assessore Granelli, non è seguito la pulizia e la messa in sicurezza di quel luogo. Quindi nel giro di poco loro sono ritornati e sono di nuovo lì. Allora, anche questo, noi, la gente, le persone ci chiamano, noi sappiamo tutti i posti ormai, la mappatura di dove vanno, li facciamo spostare da qui, li mandiamo qui, da qui, li mandiamo qui, ta 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 ta, ritornano. Ed è un continuo. È il gioco dell'oca, eh? È il gioco dell'oca, poi, ma non ha senso. Allora, o si hanno, o si ha la forza, la volontà politica di fare delle azioni serie, concrete, dice, basta questa roba. E in un'intervista mi sembra che l'assessore Scavuzzo l'abbia detto: non è possibile che si possa continuare ancora così. E però io non vedo delle azioni, un DASPO, un qualcosa di più incisivo. Abbiamo l'Omero, per esempio, che è occupato, luci accese, chi le paga? Chi le paga? Lì io ho espresso anche la mia preoccupazione, perché è una posizione dove io dico sempre che il fuoco vicino alla paglia rischia che la paglia prenda fuoco, eh? Io ho scritto a tutti, l'ho scritto al sindaco, abbiamo fatto una delibera, l'ho detto alla conferenza dei presidenti, lo sanno tutti, quindi l'Omero, via Destel, c'è un'altra casa, centri sociali che poi riversano tanta di quell'immondizia sulla strada, anche lì casa privata occupata, sono quasi 2 anni, 1 anno e mezzo, lo stesso anche di quella abbiamo chiesto, ma l'abbiamo chiesto di tutto, perché c'è poi la villa in via Litta Modignani, è una villetta lì, sono 10 anni, quindi queste cose fino a quando noi possiamo, dobbiamo sopportarle, fino a quando? Visto che lei, insomma, non, come sappiamo, ci racconta sempre bene quello che fate, quello che succede in queste famose riunioni dei presidenti di Muni, cioè, che cosa fate? Perché sembra veramente che, cioè, poi dopo non vi ascoltano, cioè, che cosa... Sì, allora parliamoci chiaro, cioè, scusi presidente, se lo chiedo così proprio, ma è giusto visto che poi lei ci racconta un po' come va la macchina, no? È allora... giusto che va. Allora, che cosa succede? Gli strumenti, cioè, come dire, vanno sempre a fare benzina, poi dice ma la macchina poi sempre ferma, gli strumenti noi queste richieste le avanziamo, abbiamo chiesto più soldi, abbiamo chiesto maggiori poteri, poi qualcosa ci dovrebbe essere l'osservatorio, si sono inventati, per carità, tutto fa brodo, ma se funziona l'osservatorio, che dovrebbe essere un organismo che dovrebbe vedere, cioè monitorare se effettivamente il decentramento si sta realizzando e in base alle richieste che arrivano come si può migliorare. Beh, potrebbero dire, ma ci sono anche 2 dei tuoi. E cosa sono 2 dei nostri rispetto a tutte le altre persone che ci sono dentro che non sono? Quindi i presidenti si perdono là dentro. Non è che possono fare... Non è stato fatto niente. Non abbiamo fatto un passo avanti. Di tutto quello non abbiamo fatto un passo avanti. Per esempio i CSRC, che sono i centri anziani, sì, dovrebbero essere nostri, perché da regolamento dovrebbero essere nostri. Non sono stati mai passati a noi. Abbiamo la gestione, cioè i lavori si fanno, spese. Però poi ci hanno tolto 2 persone, ma non me ne hanno dato un'altra.
Non me ne hanno date altri due. Noi vogliamo crescere. Quei matrimoni, 300 matrimoni, sono tanti 300 matrimoni. Noi oggi avevamo tre persone lì. Quelle tre persone le abbiamo dovute togliere dal lavoro del municipio. Quindi significa che noi continuiamo a giocare con gli stessi, spostiamo i carri armati da una parte all'altra. Come faccio a crescere io? Se voglio aumentare, se l'offerta adesso quest'anno, se siamo arrivati l'anno scorso a 300, quest'anno arriveremo quasi sicuramente a 500. Che è un modo, come faccio io? Questo, ricordiamo, è stato un modo intelligente per far entrare qualche, certo, soldo in più anche nelle casse municipali, questo, e comunali. Questo a che cosa è servito? Perché poi noi stiamo mettendo il municipio nel circuito per quanto riguarda le guide turistiche. Sul Touring Club sono stato io personalmente ad accompagnare la giornalista tutta la giornata, con molto piacere l'ho fatto, l'ho accompagnata io con la mia auto, gli ho fatto vedere, è rimasta entusiasta per fargli vedere i luoghi turistici, i bei posti artistici che noi abbiamo, e ci stiamo muovendo su questo, quindi promozione del territorio. I matrimoni a me sono serviti per cosa? Per questo, per la promozione del territorio. 21.000 persone parlano con altre 21.000 persone, di queste 21.000 persone almeno il 10% avranno bevuto un caffè? E sono 2.100 caffè fatti. Altri 500 persone avranno comprato le sigarette? E sono altri 500 persone che hanno lavorato. Famoso, quindi, indotto. È l'indotto che io sto portando. Adesso che cosa sto portando avanti? Ho contattato i Lions, i Rotary e tutti, a una festa per esempio, al matrimonio di Cabrini. Matrimonio di Cabrini, che l'abbiamo sposato alle 22, e sono rimasti contenti, anzi li saluto, perché Marta e Antonio, due persone straordinarie, umili, eccezionali, ci hanno onorato di sposarsi a Villa Litte. È venuto il sindaco Sala, li ha sposati lui e io sono stato insieme a lui. È stato bellissimo, alle 10 di sera, con Brindisi a mezzanotte nella villa. Bellissimo. Una cosa fantastica, sono rimasti molto contenti. Questo perché? Perché tutto sommato anche noi lo sentiamo e il matrimonio per noi non è un atto amministrativo. Però se io voglio crescere, come faccio se ho sempre lo stesso personale? Se continuo a chiedere il personale, io non ho un PC, sono 6 mesi che un PC non funziona, io sto utilizzando i miei, ho fatto vedere prima, ho dovuto comprare un telefono che lo posso utilizzare come computer. Ma è normale una cosa del genere? È normale, io non ho neanche la carta intestata. Ma è possibile? Insomma, queste sono un po' le storie che appunto... Allora, in a me non momento... piace lamentarmi, perché da quello che stiamo vedendo, no? Noi stiamo lavorando per fare di più. Ecco, allora io... Non possiamo... a piangere, noi vogliamo fare di più. Siamo in chiusura, Presidente. Io quello che posso dare è anche una suggestione, così la faccia magari sua. Nel 1923 buona parte del suo municipio non era Milano, erano, sì, comuni. Erano comuni separati di tutto. Stiamo arrivando al 2023, fa un po'. Chissà che magari insomma questo decentramento finalmente si possa di nuovo ripensare, partendo magari appunto dall'ottica di cos'erano i borghi, cos'erano i decentramenti di una volta, che insomma quando insomma Affori aveva forse il suo sindaco e quindi le cose funzionavano bene per i cittadini di Affori, a differenza invece di adesso, dove insomma bisogna sempre andare fino a Palazzo Marino e lungo la strada si perdono istanze, si perdono la concentrazione, si perde il lavoro, si perde tante cose. Insomma. No, ma noi ci quindi batteremo fino alla fine. Io faccio davvero un in bocca al lupo per cercare di portare sempre più poteri al suo municipio, ma che poi appunto non ma è non il suo non come non servono a me i poteri che danno a noi, ripeto, ogni... serviranno al comune. Infatti, centrale, che il comune è unico. Cioè, sono 9 municipi, ma il comune è noi unico. Noi ci stiamo impegnando anche il nostro piccolo Milano News a cercare di far capire questa cosa, perché l'abbiamo capita, perché abbiamo visto poi lavorando con i municipi, con il suo, con altri, con tantissimi municipi, praticamente noi con tutti i 9 municipi riusciamo ad avere un ottimo rapporto e capiamo veramente che poi anzi, insomma posso si ringraziarti questo... per questo, perché la vostra trasmissione è dare ascolto ai municipi è importante. Queste trasmissioni valgono più di 100 video, che andare in una grande trasmissione e dire solo una parola e non serve a niente. Fare invece un focus, anche se solo di un quarto d'ora, ma su dei punti è fondamentale. Noi abbiamo bisogno di questo, perché abbiamo bisogno di una voce. E io la ringrazio e vi ringrazio per il lavoro che fate. Grazie mille, allora, grazie mille Presidente. Siamo in chiusura, anche perché il quarto d'ora è diventata mezz'ora, quindi insomma abbiamo strasforato i nostri tempi. Mi ma spiace. Davvero, ma no, ci mancherebbe, insomma, io spero di aver portato un servizio ai cittadini di Milano e ai cittadini poi del municipio 9. Grazie mille, grazie Presidente, a voi, ci vediamo presto e complimenti per il buon lavoro. Grazie. Grazie mille, noi ci vediamo mercoledì con una nuova puntata di Good Night Milano.